Ciao a tutti ragazzi, qui XingoStellar che parla e oggi partiamo con la prima parte di Fire Emblem Awakening. Ovviamente nuova partita. Allora, per me questo è un problema perché io faccio schifo in questo gioco, anche se mi piace faccio schifo. Ma giocare a difficoltà normale mi sembra troppo facile, non so. Per il momento comincio con modalità normale, soltanto perché altrimenti ci metterei 3 anni per far venire bene una parte. E ovviamente facciamo classica perché altrimenti è troppo facile. Ovviamente io sono un maschio, fisico, non so, sono alto, ma di certo non ho questa faccia. Occhi, boh, guardo, sposto un attimo cose da sotto per farvi vedere. Ma facciamo qualcosa a caso. Capelli, mettiamo questi. Colore, li voglio assolutamente neri. Dov'è il nero? Eccoli. La voce. Ma mettiamo la terza. Come nome ovviamente metterò e dai questa guida procederà a rilento, dato che a quanto pare dovrò giocare con una sola mano e con l'altra dovrò tenere il telefono, dato che non ho ancora qualcosa che mi aiuti a tenerlo. Magari se faccio così. Ok. Beh, il compleanno è il 5 coso. Pregio. No, mettiamo. L'altra volta quando avevo giocato avevo messo velocità, un'altra volta avevo messo difesa. Questa volta proviamo con magia, dai, volevo anzi, forza. Difetto, mettiamo ovviamente la magia, perché se sono forte in forza, allora dovrò essere debole in magia. Cominciamo. Sì, questi sono i miei altri profili, ma voi fate finta di non aver visto niente. Presagio, legami invisibili. Ci siamo, questa è la resa dei conti. Vi prego, non chiedetemi perché ho dato questa voce a Chrome. Forse perché non mi sta così tanto simpatico come protagonista. Della serie di Fire Emblem, probabilmente il mio protagonista preferito è Ike, ma questi sono dettagli. Non dovrei dire queste cose durante il let's play. Continuiamo comunque. Sei uno di noi, Xinko, e nessun destino può cambiarlo. Ora facciamo fuori questa carogna una volta per tutte. Sì, sì. La guida non mi serve. Ho giocato a questo gioco per 4 volte. Xinko, dobbiamo avvicinarci. Andiamo. Ok, e quindi siamo partiti. Va bene, tocca a me. Ovviamente, prima cosa da fare è avvicinarci al nemico. Magari. Avanti, Xinko. Chrome, smettila di parlare, già che non mi stai così tanto simpatico. Se però potevo continuare a fare la tua voce. Voi vi opponete?
È inutile. Oddio. Bene, ci siamo. Avvicinati abbastanza. Adesso andiamo all'attacco. Allora. Aspetta che non vedo bene. Ok, quindi cosa lì? Quindi ci mettiamo qui. Tanto per sprecare ancora un po' di turni. Mettiamo Xin qui. Così intanto lui non attacca. Con Chrome lo attacchiamo ovviamente faccia a faccia. Ci consuma 20. Quindi spada d'argento li consumiamo di più. Quindi vai con la spada d'argento. Sciocchi. Sforzatevi quanto vi pare. Non potrete cambiare ciò che è scritto. Ok. E adesso con lui dovrei attaccare appunto a distanza. Vediamo se... No, non lo facciamo fuori. Ma se io lo attacco da davanti... Con... Sì, spada d'acciaio. Non lo... Vi faccio... D'accordo. Ho l'attacco a distanza, allora avrei l'attacco a distanza. Oh, grazie, Chrome. Finalmente hai fatto qualcosa di utile. Sì, forse non dovrei odiare così tanto Chrome, dato che in pratica dovrò utilizzarlo in ogni parte. Povero me. You all right? That's the end of him. Ok, Chrome è morto. Per quanto non mi stia simpatico Chrome, non mi piace il fatto che muoia, perché se muore equivale a un game over. Comunque, forse dovrei cominciare a registrare di sera, dato che guardando adesso il video ho notato che si vede abbastanza male. Chiedo scusa per questo, dalla prossima volta comincerò a registrare di sera, anche se il video finirà di caricare tardi. Sono dettagli, comunque voi lo vedrete quando avrete voglia voi. Salviamo. Anche se non dovrei salvare, perché se proprio succedono casini. Comunque, prologo, uno strano risveglio. Non dovrei andare avanti, dato che sto per finire il tempo. Stai bene. Sì, grazie, Chrome. Eh? Allora ci conosciamo? No, io in effetti è strano. Il tuo nome mi è venuto così. Sì,
è molto strano. Dimmi, come ti chiami? Cosa ci fai qui? Mi chiamo... Davvero non so come ti chiami? Non sono sicuro di... Mi dispiace, ma dove mi trovo di preciso? Ehi, lo so. Si chiama amnesia. Explain. Si chiama... un mucchio di sciocchezze. Dovremmo credere che ricordare il nome del mio signore, ma non il vostro. Ma è vero. E se fosse sincero, Frederick? Oddio, che ho sempre un sacco di problemi a pronunciare il nome di Frederick. Non possiamo lasciarlo qui, solo e confuso. Che razza di pastori saremo? Right. Se posso permettere, mio signore, mi consiglierei comunque di essere prudenti. Non possiamo rischiare di accogliere un lupo nella scovrezza. Right. Va bene, portiamolo in città e cerchiamo di capirci qualcosa. Fermi un attimo, la mia opinione non conta? Calmo, straniero. Alla mia parola che ti ascolteremo. Ora mettiamoci in marcia. Sta andando fuori tempo, aiuto! Sbrigatevi! Cosa volete farne di me? Volete portarmi volete farmi prigioniero? Ti lasceremo andare quando avrò... Ho sbagliato la voce. Ti lasceremo andare quando avrò portato che non sia un pericolo per Lilis. Quindi questa sarebbe Lilis? Oddio. Ci volete fare credere di non aver mai sentito parlare del Sacro Regno? Qualcuno dia una moneta a quest'uomo. È davvero un grande attore. In particolarmente trovo convincente la sua fronte corrucciata. Frederick, per favore. Sì, ti provi nel Sacro Regno di Lys. La nostra sovrana è Emerin, l'eletta. In effetti, forse dovremmo presentarci tutti. Io sono Crom, ma mi sembra che questo tu lo sappia già. La ragazza fragilina lì è Lissa, mia sorella minore. Non sono fragilina. Ho cambiato voce. Ti consiglio di ignorare mio fratello. È un tale imbecille a volte. Ma ritieni fortunato che ti abbiamo trovato i pastori e non dei briganti. Pastori? Ma vi prendete cura delle pecore armate di tutto punto? Oh, un lavoro pericoloso. Chiedi a Frederick il malfidente. Sarei onorato di un tale titolo, se solo si esistesse. Perché continua a cambiare voce? Perdonatemi se sono l'unico a nutrire dei sospetti perfettamente giustificabili. Vorrei fidarmi di voi, straniero, ma la posizione mi impone altrimenti. Infatti anche io, se fossi nella loro posizione, farei come Frederick. Yeah. Vi capisco, signore. Farei lo stesso anch'io, ecco appunto. Comunque, io mi chiamo Xinko. Che strano, mi è appena tornato in mente. Bene, almeno un mistero è risolto, e questo di certo non aiuta la tua posizione. Xinko? È un nome straniero? Va bene, ne parleremo dopo. Siamo quasi arrivati, dopo potremmo... Crom! Guarda! Il porco! Mi fa male. Portiamo disastri naturali! No, forse non dovrei dire così, questo di certo non ci aiuta. Ah, manca poco tempo, sbrigatevi. Dai, Dannazione, il borgo è in fiamme. Quei maledetti briganti, senza dubbio. Frederick, Lissa, presto. Che ne facciamo di lui? Non è il momento, non è lui ad andare a fuoco. Per fortuna. Ho capito il messaggio, mio signore. Muoviamoci. Ma ovviamente li seguiamo. Yay. Avanti ragazzi. Prendete tutto quello che luccica e bruciate tutto il resto. Dobbiamo dare la lezione esemplare a questi miliziani. Vero ragazza? Aiutate, per carità, aiuto. Crom, dobbiamo fermarli. Non preoccuparti, tra poco questi banditi non daranno più fastidio a nessuno.
Aspettatemi. Xinko, perché ci seguiti? Non so dirlo neanch'io, ma so combattere nel caso vi serva un'altra spada. Ci sarà utile, ma resta vicino a noi. Ok, oddio, sono fuori tempo. Oh, ricordate, Xinko, abbiamo ancora da fare con l'altro assassini esperti. Non ci daranno tregua e la lotta all'ultimo sangue. Oddio. Sono fuori tempo, cavolo. Spero che non ci siano problemi a caricare questo video. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio con la seconda parte del prologo. Ciao a tutti.